Buonasera, buonasera, un'altra settimana positiva e noi siamo ancora qui sorridenti. Buonasera Erika. Buonasera Cosimo. Buonasera naturalmente alle nostre telespettatrici soprattutto, ma anche ai nostri telespettatori ovviamente. E dicevo, un'altra settimana positiva per i mercati, una settimana più che altro senza grandi scosse, quella che si è conclusa venerdì, anche se si è incominciato a notare nelle ultime sedute la voglia degli investitori in qualche modo di consolidare i guadagni accumulati nelle scorse settimane, in tutto gennaio e nella prima settimana di febbraio. Intanto a Wall Street il Dow Jones però ha segnato, pensate, i nuovi massimi dal maggio 2008, mentre, incredibile ma vero, il Nasdaq è tornato ai livelli che non toccava, pensate, da dicembre 2000. Piazza Affari ha invece beneficiato del buon andamento dei titoli bancari, anche se l'insolvenza della Grecia continua a rappresentare una incognita pericolosa. E a conferma del fatto che l'Italia sta continuando a guadagnare credibilità a livello internazionale, è continuato anche questa settimana il calo dello spread fra il nostro BTP e il Bund tedesco a 10 anni, sceso sotto i 350 punti, anche se poi venerdì è leggermente risalito, mentre il rendimento dei titoli di Stato italiani a 2 anni è sceso ai minimi dall'aprile 2011. Intanto Mario Draghi, nel mantenere invariato il costo del denaro all'1%, ha dichiarato che l'economia europea sta mostrando timidi segnali di stabilità. È uno scenario finanziario che, seppur in lento miglioramento, continua tuttavia a rimanere incerto. Cercheremo anche questa sera di fornirvi qualche utile suggerimento in materia di risparmi, fermo restando che una delle regole fondamentali resta quella di comprendere bene in quali prodotti si stanno investendo i propri soldi. Tutto questo, ma come sempre di molto altro ancora, parleremo insieme ai nostri ospiti che vi andiamo subito a presentare. Iniziamo con un nuovo ospite per la prima volta qui da noi a Soldi, è Alessio Coppola, responsabile delle relazioni con i gestori multimanager di Anima SGR, società di gestione del risparmio con 1 milione di clienti e 150 partner commerciali. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera Coppola. Buonasera e bentornato invece al professor Ferdinando Pennarola, docente associato del Dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera. Seconda new entry di questa sera è Roberto Murolo, consigliere regionale Lombardia dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Benvenuto. Buonasera. Benvenuto e un ringraziamento particolare a Murolo. Benvenuto e bentornato a Massimo Degli Esposti, caporedattore economia di QN, quotidiano nazionale, che è il network che raggruppa le tre storiche testate, Il Giorno e il Resto del Carlino della Nazione, e che questa sera ci presenta il libro che ha scritto insieme a Stefano Righi, a Paolo Giacomin, Conversazioni con Romano Prodi e Jacques Delors, 10 anni, perché 10 anni ha compiuto l'euro il 2 gennaio, con l'euro in tasca, edito da Liberty. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a un volto noto invece qui da noi a Soldi, quello di Ugo Bertone, editorialista economico di Firstline.info, il portale di finanza, imprese, risparmio e tecnologie. Buonasera. Buonasera, bentornato Luigi Dell'Olio, collaboratore di Affari e Finanze, il supplemento economico di Repubblica in edicola ogni lunedì. Buonasera. E allora andiamo a vedere questa settimana che dicevamo di consolidamento, almeno per quanto riguarda Piazza Affari, vedremo sì. Anche gli altri mercati, ma diciamo che siamo stati più o meno intorno all'1% in più o in meno. Sì, la seduta di venerdì ha lievemente penalizzato Piazza Affari, che ha chiuso la settimana in leggero ribasso con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share, che perdono entrambi circa mezzo punto percentuale, e si mantengono invece positivi il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Star, che guadagnano rispettivamente l'1,43% e l'1,12%. Decisamente positivo continua a essere l'andamento dall'inizio dell'anno, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share in rialzo rispettivo dell'8,5% e del 9,5%. Il FTSE Italia Mid Cap che sale del 13,5% e il FTSE Star che guadagna il 12,34%. È stata invece una settimana contrastata per le principali borse internazionali, a cominciare da New York, con il Dow Jones e l'S&P 500 in ribasso rispettivamente dello 0,12% e dello 0,61%, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,23%. In discesa anche Londra e Francoforte, che perdono entrambe meno di un punto percentuale, e Parigi con un ribasso dell'1,31%. Si mantiene invece positiva Tokyo, che guadagna l'1,30%. Anche in questo caso positivo l'andamento dall'inizio dell'anno, con rialzi compresi tra il 4,5% del Dow Jones e il 13,5% di Francoforte. E allora il rimbalzo dei mercati del mese di gennaio ha colto un po' di sorpresa, forse
gli operatori, sicuramente molti risparmiatori, che si aspettavano un inizio d'anno decisamente più sottotono. Coppola, come sta gestendo la vostra società Anima questa inversione di tendenza delle borse? Ma avevamo dichiarato già nel corso del mese di dicembre, a seguito degli interventi straordinari da parte della Banca Centrale Europea e dell'annuncio di queste nuove manovre di prestito nei confronti dell'economia e dei mercati area euro, che l'attesa da parte degli operatori finanziari sarebbe stato per un inizio d'anno positivo. Detto questo, l'intensità e le modalità con cui si è verificata il rialzo delle borse internazionali nel corso del mese di gennaio, ma anche nella prima settimana di febbraio, è stato tale che in funzione delle diverse strategie e dei diversi prodotti sono stati attuati dei correttivi. Porto alcuni esempi: sicuramente le strategie flessibili o absolute return, quindi quei prodotti in cui è necessario provare a mantenere un maggior allineamento al mercato e soprattutto un profilo di rischio assolutamente coerente con l'obiettivo di investimento previsto dalla strategia, hanno previsto e hanno individuato tutta una serie di correttivi che prevalentemente sono andati a poggiare sulla rotazione settoriale che in maniera molto significativa si è verificata nel corso dell'inizio dell'anno. Vi riporto solo qualche dato: i migliori settori del 2011, che erano stati in generale rappresentati da settori difensivi, come per esempio le utilities, come ad esempio settori healthcare, ovvero legati alla salute, piuttosto che addirittura il settore energetico, sono di fatto rimasti un po' al palo in questa prima fase dell'anno, e anzi, al contrario, un settore come quello finanziario o addirittura degli industriali, delle materie prime, sono stati tra le migliori exploit di questo 2012. Su alcune strategie obbligazionarie, al contrario, avevamo già un posizionamento significativo per quanto riguarda l'Italia, in vista e in funzione anche e soprattutto di quelle che erano le tematiche legate all'ingresso, evidentemente, e all'avvio del governo Monti. E per quanto riguarda, infine, i prodotti prevalentemente azionari contro benchmark, l'intervento in quel caso è stato volto a individuare se le analisi fondamentali che ci avevano portato alla definizione del portafoglio potevano essere e possono essere ancora coerenti con l'attuale quadro di riferimento. Allora, abbiamo visto appunto anche con Alessio Coppola come il mese di gennaio sia stato indubbiamente molto positivo per tutte le borse a livello internazionale. Certo è però difficile che i mercati possano continuare a salire con questi stessi ritmi. Ugo Bertone, nei prossimi mesi punterebbe di più sull'Europa o sugli Stati Uniti? La domanda più difficile, le previsioni le date a me. Allora, io credo che questo rialzo abbia tre motivi di fondo. Uno, sono stati i quattrini messi a disposizione da Draghi in Europa. Secondo, che gli Stati Uniti hanno dato statistiche migliori del previsto, in forte ascesa. In questo momento gli Stati Uniti crescono più dell'India. Terzo, che bene o male la Cina invece ha rallentato e tutti cominciano a scommettere che prima o poi riapra i cordoni della borsa. Questa spiegazione serve a tentare una piccola previsione. L'Europa. L'Europa, a parte l'incognita Grecia, che dovrebbe durare solo pochi giorni, sicuramente riceverà una forte iniezione di liquidità il 20 febbraio con la seconda ondata di Draghi. Questo, in termini borsistici, potrebbe essere una brutta notizia. Dico per paradosso, perché da una parte rafforza senz'altro il sistema, dall'altro in borsa si sa, si compra sulle attese e si vende quando ci sono le certezze. Io sono convinto che un momento per incassare verso marzo, con tutti questi gestori che hanno una gran voglia di far vedere una qualche plusvalenza ai clienti, si vedrà. Per gli Stati Uniti io sono decisamente più ottimista, perché stanno scaldando i motori per la campagna elettorale. Ecco, come diceva Ugo Bertone, gli investitori sanno che in borsa molto spesso vale l'adagio sell on news, quindi si vende sulle notizie. Uno direbbe: ma come? Cioè, la notizia è positiva, eppure vendono, perché si è comprato prima, ovviamente. Dell'Olio, dopo l'annuncio che in Grecia si è trovato l'accordo, almeno fra il governo e i partiti dell'opposizione, si potrà assistere nelle prossime settimane a qualche presa di profitto appunto sulle borse? Sì, come dicevi tu, insomma, fare previsioni è difficile, perché i grandi operatori muovono ingenti quantità di denaro in pochissimi secondi.
e tra l'altro hanno a disposizione gli strumenti per cambiare strategie e limitare le perdite se le cose non vanno come le previsioni erano nella stessa direzione, insomma. Per il piccolo risparmiatore invece non funziona questo. Provare a indovinare la tempistica esatta di un investimento è un po' come giocare al casinò, quindi si rischia di restare scottati anche per molti anni. Quindi se noi parliamo al piccolo risparmiatore, quello che direi è seguire quotidianamente i mercati, dopodiché una volta fatta una scelta puntare a mantenere l'investimento almeno nel medio termine, perché altrimenti se non si ha questa predisposizione si rischia di essere in balia delle onde. Se posso permettermi, anche farsi consigliare da un bravo consulente. Certamente quello. Dunque, abbiamo detto che dopo settimane di attesa è stato finalmente annunciato l'accordo fra il governo Papademos e i partiti dell'opposizione sulle misure di austerità da introdurre in Grecia, però restano comunque ancora molti gli elementi da discutere. Ma Massimo Degli Esposti, secondo lei non si sta ancora una volta prendendo troppo tempo? Ma intanto l'accordo in Grecia è di nuovo in alto mare, venerdì. L'estrema destra è uscita dalla coalizione di governo, ha annunciato che non avrebbe votato il piano d'austerity, quindi mi sembra che si continua a perdere tempo. Io vorrei dire che la crisi greca era già evidente nel 2010, due anni fa, e che la Grecia non ha trovato forse ancora un Monti. Ma Papademos è la controfigura di però non riesce a coalizzare le forze d'opposizione e anche dell'ex maggioranza. Insomma, l'Italia non è la Grecia, cioè l'Italia aveva le munizioni per riprendersi pur con tutti i problemi che conosciamo. La Grecia, come si dice, era la canna del gas già molto prima che esplodesse la crisi, aveva truccato i conti, insomma. Probabilmente la Grecia non poteva non saltare. E a questo punto, ecco, il discorso è cercare di fare in modo che l'insolvenza greca sia pilotata in qualche modo. Secondo me sì, si sono persi mesi e mesi e una crisi che poteva essere circoscritta con qualche decina di miliardi quando esplose nel 2010, oggi se ne costerà forse 200 e si brucerà gran parte dei fondi messi a disposizione nel fondo salva stati europei. Come dice Romano Prodi nell'intervista che gli ho fatto, un po' il vizio dell'Europa è quella di arrivare sempre sull'orlo del baratro, poi fare un passo indietro e ritornarci. Evidentemente i meccanismi decisionali non permettono i tempi rapidi, insomma. Questo assomiglia un po' all'Italia. Sì, esatto, diciamo l'Italia è la cartina al tornasole del problema europeo. Ecco, la vecchia Italia, perché quella di Monti speriamo sia è tutto miele. Però, come dire, almeno questi primi 2 mesi e mezzo di governo, vediamo. Allora, la situazione sui mercati sembra che si stia gradualmente normalizzando, anche se la prudenza continua a essere d'obbligo, appunto le notizie si susseguono, poi il vero problema non è il default della Grecia, ma quello che potrebbe seguire al default della Grecia, no? La difficoltà per esempio di Portogallo e Irlanda. Professor Pennarola, ma le regole della finanza sono effettivamente cambiate? Oppure da questo punto di vista tutto è rimasto come prima, siamo ancora, come dire, alla fine del 2008, per non dire all'agosto del 2007. Ma secondo me siamo ancora più indietro, Io sono fortemente dell'opinione che le regole sono effettivamente da rivedere e l'operazione è molto complessa, perché siamo di fronte a uno dei mercati più globalizzati dell'economia. Noi magari come consumatori ci facciamo impressionare dal prodotto con brand e lo vediamo come un prodotto globalizzato, ma la finanza è straglobalizzata e quindi ci sono delle reti di rapporti tra le nazioni che sono molto difficili da toccare quando si devono definire delle regole. Tutto poi parte dal bilancio, no, delle banche, e cioè da come vogliamo standardizzare le modalità di lettura, di confronto dei bilanci delle banche.
perché la crisi poi del 2008, senza andare troppo indietro sulla problematica della regolazione, diciamo viene innescata da degli asset tossici che c'erano in questi bilanci e quindi del come noi andavamo a valutare questi bilanci. Con l'altra complicazione che pure le banche sono globalizzate, quindi operano in diversi mercati e quindi hanno attivi che sono presenti su vari mercati internazionali, che sono sottoposti a regolazioni differenziate e quindi non c'è un coordinamento, no, di questi tipi di regolazioni. L'altra cosa, che è un altro segnale di inamovibilità, diciamo, ci eravamo probabilmente ancorati a forme di regolazione automatica o gestite dal mercato di autoregolazione, mettendo in mano, no, ad un contributo privato le agenzie di rating, che diventano poi gli arbitri, no, di questi mercati, però sappiamo pure che la loro imparzialità è sotto accusa ed è sotto osservazione. Quindi probabilmente bisognerà agire con un nuovo sistema di regole da definire e sostituire poi le agenzie di rating non è un'operazione così semplice, perché loro comunque svolgono un ruolo anche nei confronti di tutte le operazioni di collocamento che sia gli stati con i debiti sovrani che tutto il mondo privato fa. Ecco, ma allora se le regole della finanza sono da rivedere, da ridefinire, come ci diceva il professor Pennarola, come si stanno invece comportando, mi rivolgo in questo caso a Roberto Murolo, i risparmiatori in questa fase di mercato che, seppur meno critica di quella di qualche mese fa, continua comunque a mantenersi incerta? Guardi, mi avesse fatto questa domanda due mesi fa, avrei usato l'aggettivo terrorizzati. Oggi userei più gli aggettivi nervosi e preoccupati. Nel senso che nell'ultimo decennio i risparmiatori hanno subito tre grosse e profonde crisi per i loro risparmi. Ricordo velocemente la crisi dell'high-tech nel 2000, nel 2008 Lehman Brothers e la crisi di liquidità delle banche, per finire dall'agosto del 2011 la crisi del debito sovrano qui in Europa, e quindi che hanno azzerato completamente anche il concetto di rischio zero che era in mano ai nostri BTP, ai mitici BTP. E quindi i risparmiatori effettivamente sono ancora nervosi, preoccupati e disorientati, secondo me. Quindi se l'attuale stato d'animo dei risparmiatori, come abbiamo visto, continua ad essere di diffidenza nei confronti dei mercati finanziari e di preoccupazione per i propri risparmi. Stefano Fossati, Investment and Insurance Products di Barclays Italia, ci illustra quali siano le principali richieste dei risparmiatori in questo particolare momento in materia di investimenti. La volatilità dei mercati e la situazione europea ancora incerta continuano a preoccupare gli investitori. Quali sono le principali richieste in materia di investimenti dei vostri clienti? Lo stato d'animo degli investitori attualmente è di forte avversione al rischio, di preoccupazione nei confronti degli investimenti e soprattutto dei risparmi in generale, proprio ovviamente. La crisi del debito sovrano dell'Eurozona, che è scoppiata definitivamente nell'agosto dello scorso anno, non ha fatto altro che accentuare la preoccupazione degli investitori nei confronti del mercato e soprattutto nei confronti del rischio in generale. La richiesta principale che riceviamo da parte degli investitori in generale e dei clienti in particolare è quella di tutela e salvaguardia del capitale investito più che la remunerazione della stessa. Questo è possibile grazie ad una efficace asset allocation e diversificazione in linea col profilo di rischio del cliente. Qual è oggi la proposta di Barclays per garantire la protezione del capitale? Sintetizzando, possiamo identificare tre basi da cui possiamo partire. I clienti con un profilo di rischio più conservativo sottoponiamo un asset allocation basata con un'elevata percentuale di liquidità adeguatamente remunerata dalle offerte della banca e fondi monetari e o obbligazionari a breve termine anche da accumulazione, che permettono un'efficiente diversificazione. Ai clienti invece più propensi al rischio sconsigliamo sempre comunque l'investimento in singoli titoli azionari. Coloro i quali invece vogliono mantenere o investire in titoli azionari per poter permettere la partecipazione ai rialzi del mercato, offriamo certificati di investimento che garantiscono una minima partecipazione, una minima difesa del capitale e una minima partecipazione al rialzo del mercato sottostante.
Ai clienti con un profilo bilanciato invece sottoponiamo una asset allocation basata sia sui piani di accumulo effettuati attraverso fondi di investimento e o attraverso polizze tradizionali che garantiscono la copertura del capitale e rendimenti minimi garantiti. Murolo, prima è partito addirittura dal 2000, dallo scoppio della bolla high tech. Abbiamo sentito come il Nasdaq è tornato ai livelli del dicembre 2000, non è proprio ai massimi, però voglio dire siamo non troppo lontani. E per ripercorrere, come dire, le varie grandi crisi che si sono succedute in questi ultimi 12 anni, dall'agosto del 2007 soprattutto, perché da lì poi che si fa iniziare lo scoppio della bolla dei mutui subprime, sono passati quasi 5 anni e ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Ecco, Murolo, i promotori finanziari come hanno supportato in questo quinquennio i propri clienti? Ma i promotori finanziari, per loro compito, per loro professione, affiancano i risparmiatori nelle scelte, nei momenti più delicati della vita di ogni risparmiatore, assistendole con una puntuale informazione di quanto sta avvenendo, di quanto avviene sul mercato, cercando di evitare scelte del risparmiatore dettate dall'emotività. Se dovessi riassumere la qualità del servizio di un promotore finanziario oggi, userei tre definizioni, cioè presenza, dinamicità e diversificazione, laddove la presenza è la presenza veramente fisica del promotore finanziario che si manifesta nella visita, nella mail, nella telefonata. Nel contatto quasi quotidiano. Nel contatto quasi quotidiano con i nostri clienti. Come dinamicità io intendo la ricerca di cercare di capire un po' prima, se fosse possibile, i comportamenti dei mercati finanziari e quindi cercare di gestire le opportunità e di cercare di intravedere i segnali di fuga. Nella diversificazione ormai, come si diceva prima giustamente il professore, c'è molta correlazione a livello globale tra i mercati finanziari e quindi la diversificazione, secondo me, è la cartina tornasole per cercare di dividere tra i vari comparti degli strumenti finanziari che abbiamo a disposizione per diversificare appunto opportunità e rischi. Questo, secondo me. E a proposito di consulenze, io invece vi ricordo che se aveste delle domande che volete porre ai nostri ospiti qui presenti in studio, avete come al solito due modalità in cui potete contattarci. Potete o collegarvi al nostro sito che è www.solditv.it e dopo esservi registrati inviarci una mail, oppure potete telefonare o mandare un sms tutti i venerdì dalle ore 14 alle 16 al nostro numero che è il 328-799-8105. Mi raccomando, scriveteci e chiamateci numerosi perché siamo qui anche per rispondervi. Noi adesso ci lasciamo invece per pochissimi secondi di pubblicità, subito dopo torniamo qui in studio con i nostri ospiti per la seconda parte di questa puntata, tra poco.